Laboratori veramente molto interessanti e partecipati, quelli degli Stati Generali del Turismo. Proprio oggi si è tenuto il laboratorio dedicato al turismo culturale, un incontro insomma, insieme a tutto il mondo delle associazioni culturali per discutere insieme, per parlare insieme di quelli che sono i passi da fare nel futuro. Ecco, l'intenzione è rendere più tangibile una visita storica, che parli della nostra storia romana, che parli della nostra storia malatestiana, che parli della nostra arte cittadina, quindi la possibilità di rendere più tangibili queste visite anche con uno strumento digitale che si può prendere direttamente nei nostri punti IAT, quindi possibile per tutti, per le famiglie che ci vengono a visitare, perché abbiamo bisogno di poterci raccontare meglio e di raccontare meglio anche la nostra storia. Ecco, domani un altro incontro importantissimo, il laboratorio dedicato all'outdoor, alla vita all'aperto, e quindi la nostra intenzione è di mettere a disposizione dei turisti che erano nel nostro territorio degli itinerari da fare in bici, quindi degli itinerari bike, sia che sia bici su strada, sia mountain bike che gravel. Oggi sono tante le discipline e sono tante le persone in arrivo dall'Italia e dall'estero che scelgono il nostro territorio, bellissimo, l'unico territorio ad avere queste magnifiche colline degradanti sul mare, e quindi le colline nell'immediata vicinanza della nostra città. Ecco, degli itinerari da poter fare in bicicletta, degli itinerari da poter fare a piedi, dei momenti per poter vivere delle passeggiate, momenti di yoga, momenti di ginnastica in spiaggia. Ecco, tutta una serie di offerte da poter raccontare nei territori dove sappiamo arrivano tante persone, quindi in Lombardia, in Europa, quindi in Germania, in Svizzera. I sondaggi dicono che il 40% delle persone oggi, quando decide di fare un viaggio, prima decide l'esperienza da vivere, poi prenota la struttura. Ecco, noi dobbiamo raccontare tutto quello che il nostro territorio può dare, tutta la sua offerta. Dobbiamo raccontare meglio la nostra cultura, dobbiamo raccontare meglio la possibilità di vivere un turismo familiare, dobbiamo raccontare l'outdoor, dobbiamo raccontare la nostra gastronomia. Ecco, è il percorso che stiamo facendo insieme con gli Stati Generali del Turismo, con i laboratori dedicati agli Stati Generali del Turismo. Ecco, la prossima settimana poi racconteremo i risultati di questi momenti. Ecco, l'ultimo laboratorio si terrà lunedì 7 alle ore 18, che è quello che riguarda il turismo familiare. Insomma, incontreremo il mondo del ricettivo, i ristoratori, tutti coloro che vogliono lavorare in questo tipo di turismo, e parleremo insieme come crescere insieme, come far crescere la nostra proposta. I laboratori ovviamente sono aperti a tutti, quindi tutti coloro che vorranno partecipare, tutti coloro che vorranno far crescere la nostra città, insomma, possono farlo insieme.